Il Lanciano che scende in campo al Partenio di Avellino fa tutto bene, nonostante un direttore di gara, Battista Di Molfetta, indemoniato a mostrare gialli e rossi a destra e manca, nonostante la doppia inferiorità numerica e nonostante la pressione iniziale della squadra irpina. Finisce in parità la sfida tra l'Avellino di Rastelli e il Lanciano di D'Aversa, un risultato di parità che scaturisce tutto nei secondi 45 minuti di gioco. A Lanciano va certamente stretto il punto per una serie di motivi, ma è allo stesso tempo un punto che rafforza ancora di più le positività del team allenato da Roberto D'Aversa, squadra che affronta tutte le avversità della contesa sempre con un approccio propositivo, concreto e soprattutto efficace. Pronti via! E il primo tempo è riassunto così. Possesso di palla dell'Avellino, ma le occasioni da gol sono invece tutte del Lanciano che, nonostante l'atteggiamento aggressivo dei padroni di casa, quando si fa vedere dalle parti di Gomis mette i brividi. D'Aversa riconferma 10 undicesimi della squadra di 7 giorni fa con l'innesto dall'inizio di Ferrario in luogo di Aquilanti, che viene dirottato sull'out basso di destra al posto di Conti. Per il resto è la solita concreta Virtus Lanciano. La prima occasione clamorosa è Virtussina. Al quindicesimo ci pensa Gatto a mettere al centro dell'area una palla invitante per Vastola, ma l'impatto con la sfera non sortisce gli effetti sperati. Al ventunesimo, occasione ancora Frentana. Piccolo per Gatto, l'esterno calabrese tira a rete, ma sulla linea di porta è Vergara a respingere e Thiam non è lesto a spedire la sfera in rete, facendo compiere un autentico prodigio a Gomis. L'Avellino si fa rivedere in avanti su corner e sulla conclusione di Castaldo, Nicolas para senza problemi. Intanto un intransigente a Battista Di Molfetta va avanti indisturbato nella sagra dei cartellini. Nella ripresa, subito il fischietto di Molfetta spedisce sotto la doccia Eli e Thiam, espulsi dopo il corner dell'Avellino. Tocca qualche minuto dopo lasciare anzitempo il campo al difensore centrale Ferrario. Lanciano in 9, ma guai a pensarlo tramortito e rinunciatario. E infatti, ecco la mossa dentro Cerri e l'attaccante della Via Emilia, dopo qualche minuto, offre subito l'innesco vincente per Carlo Mammarella, che si trasforma in attaccante puro e di sinistro, in contropiede, va a superare Gomis. 1-0 per il Lanciano. Al 24esimo si fa rivedere la squadra irpina su punizione, ma Nicolas alza sulla trasversale. Al 34esimo, però, l'Avellino trova il pari. Regoli dà in là all'azione, la palla in qualche modo arriva ad Arrighini, che controlla con l'ausilio del braccio, che sarà giudicato involontario da Battista, e spara un destro imparabile per Nicolas. Un destro che va a ristabilire le parità della contesa. L'ultimo assalto è Frentano al 39esimo con Di Cecco che va vicino al raddoppio, ma questa volta Righini si trasforma in salvatore della squadra campana. Bene così per la Virtus, che alla fine dovrà accontentarsi a malincuore di un punto che va ancora una volta stretto per il team di D'Aversa, nonostante la doppia inferiorità numerica.